come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Iniziamo oggi, cari fratelli, la celebrazione della prima domenica di Quaresima. Sentiamo il Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». È un breve passo, un Vangelo breve, però direi densissimo. Ci serve per la nostra conversione. Questo è il tempo favorevole alla grazia, il tempo della Quaresima. Impegniamoci a viverlo veramente come tempo forte, proprio perché dobbiamo riscoprire maggiormente la parola di Dio che illumina la nostra vita, la nostra anima, e ci possiamo maggiormente decidere per il Signore, ma veramente con decisione, con massimo impegno. Per questo la Chiesa ci invita a celebrare la Quaresima. Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che viene spinto nel deserto. Dice testualmente l'Evangelista: lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto. Nei Vangeli noi troviamo Gesù che si raccoglie in preghiera, nella solitudine, prima di compiere scelte grandi. Pensiamo semplicemente ad alcuni momenti salienti, quando deve scegliere e chiamare gli apostoli. Dice l'Evangelista che Gesù si raccolse in preghiera per tutta una intera notte prima di chiamare gli apostoli. Così anche durante la sua vita pubblica, la giornata per esempio di Cafarnao, lì l'Evangelista Marco ci riporta che Gesù, dopo un'intensa e faticosa giornata apostolica, la mattina presto si alza e si raccoglie in preghiera da solo, in disparte. E così anche dopo l'ultima cena ci ricordiamo anche del momento in cui Gesù si ritira nell'orto degli ulivi a pregare. Cerca il silenzio e la preghiera. La preghiera di Gesù, il silenzio di Gesù, io direi, è un richiamo forte per noi per vivere bene questa Quaresima. Devono essere delle esperienze che devono imprimere la nostra vita, come lo è stato una esigenza fortissima per Gesù. Sapeva benissimo che senza Dio l'uomo è perduto, senza Dio l'uomo è insignificante. Mario Pomilio, acuto scrittore, ha osservato: oggi abbiamo perso l'abitudine al silenzio perché abbiamo paura di confrontarci con la verità. Così non possiamo crescere, siamo condannati alla mediocrità. Così scrive Mario Pomilio. Ed ecco la Quaresima. La Quaresima, cari fratelli, vuole essere questa occasione per cercare e trovare anche noi più tempo per nutrirci di silenzio, di ascolto della parola di Dio, di adorazione. Abbiamo bisogno di ritagliarci spazi di tempo che e fa bene alla nostra vita. Carlo Carretto nel 1954 così ha detto: «Vado nel deserto
per disintossicarmi da una vita nella quale non trovo più Dio. E nel libro Lettere dal deserto racconta poi che laggiù nel deserto ritrovò la forza di guardare le stelle, il sole, il tramonto, ritrovò anche la sintonia con il messaggio delle cose che è voce di Dio, ha scoperto la compagnia di Dio. Ci chiediamo, ma allora dobbiamo andare tutti nel deserto del Sahara? Non è possibile, non è questo il significato che vogliamo dare, e neppure forse Dio lo vuole. Dobbiamo invece creare momenti di silenzio nelle case, insieme oppure anche da soli, per diventare abitualmente attenti alla parola di Dio, alla presenza di Dio, perché Dio ci parla nel silenzio, non nel caos o nel rumore. Il deserto allora è presenza di Dio e non è necessariamente assenza di gente. E quando ci accorgiamo della presenza di Dio, allora tutto si illumina di bellezza. Privandoci, mancando di questa presenza di Dio, siamo tristi, siamo infelici. A una tavola rotonda, Madre Teresa di Calcutta partecipò con Jacques Monod, un ateo. E l'ateo in quella tavola rotonda se ne uscì dicendo questa affermazione, facendo questa affermazione pesante: tutto è caso. Rispose poi Madre Teresa dicendo: tutto è amore. Due modi di interpretare le cose che derivano da due modi di vivere: vivere con o senza la preghiera. Madre Teresa è testimone di questa esperienza di preghiera. E continua l'Evangelista, ritornando al brano del Vangelo odierno riguardo a Gesù. Lì rimase nel deserto per 40 giorni tentato da Satana. Ecco, queste due considerazioni che traiamo dal Vangelo di oggi. Intanto il deserto, questo spazio di silenzio dove noi incontriamo Dio, ma anche il luogo della prova, il luogo della tentazione, tentato da Satana. Ma non si preoccupa l'Evangelista di dirci o di darci i contenuti alle tentazioni, perché tutta la vita di Gesù è stata una prova, come lo è anche la nostra, presuppongo, come la vita di tutti. Ricordate che Gesù poi ci ha detto: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. L'Evangelista Marco ancora che ce lo dice, ce lo ricorda al capitolo 8, al versetto 34. Qui, in questa espressione, non dobbiamo leggere un senso di pessimismo o di paura alla gioia o della gioia. Vediamo le beatitudini: beati i perseguitati, beati i miti, i poveri di spirito, perché avranno, riceveranno, sono figli di Dio. Le beatitudini passano attraverso il sacrificio dell'impegno, del rinnegamento, del superamento di sé, diciamolo pure, del servizio. Mario Pomilio dice così: oggi abbiamo esorcizzato il sacrificio, ma siamo tutti più tristi. L'effetto è proprio il contrario di quanto noi speravamo. Esorcizzando il sacrificio non abbiamo ottenuto quella felicità auspicata, siamo tutti più tristi. Ascoltiamo la parola di Gesù: perché non programmare sacrifici
che ci maturino nella carità, che ci danno più libertà dalle cose effimere. Perché non facciamo il primo passo che ci libera dal peccato? Ecco il tempo propizio alla grazia, il tempo della Quaresima. È Gesù che continua a ripeterci: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo. Sentiamolo questo invito come invito personale. Cristo che si accosta a me, a te, in questo tempo forte che è la Quaresima. Dio ha già dato il massimo donandoci suo Figlio. Non aspettiamo miracoli. Il miracolo è qui, il regno di Dio, Gesù, la sua presenza. Non rimandiamo, cari fratelli, le decisioni di fede. Il tempo è compiuto anche per noi. Il regno di Dio si è fatto vicino anche per noi. Si è lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.